Dai, facciamo questa partita con Prada, lo butto fuori, lo mando a dormire e stacchiamo. Le fenici sono qua, vai. La umilio al volo. Secondo me questa mano si tiene sempre, dai. C'ho doppio che in trip, non posso non trovare terra, dai. Sì, però si sbrighi Prada, non caghi il cazzo 6 anni per un turno, eh. E ho mostrato un acquisto che in molti mi hanno bocciato. Quasi tutti, diciamo il 99% delle persone. Vediamo quanto è open mind. Vediamo. Intanto qua mettiamo stop a mantenimento. Ho acquistato un paio di calzini. Ecco. A Samismana sono piaciuti. Tutto il resto hanno fatto schifo. Vediamo se a lei piacciono. Si parte col fucsia, bianco, giallo, blu e arancione. Che pensa? Mi piacciono? Facciamo opt fine turno, ovviamente. Non voglio la terra, cazzo. Pessimo. Posso astenermi? No, anche lei quindi si dissocia. Sono orribili. Ok, questa è buona. Facciamocela. Ce la vessichiamocela. Dragon's Rage Channeler, tocca a lei. Niente, comprati da Zara. Ovviamente comprati da Zara. Compro tutto da Zara io. Se devi svestire ti vedono. Beh, vado fiero, infatti, questi calzini. Gattide, va bene. Vediamo se mette pure il forno, il maledetto. Classico gatto senza forno. Se non piacciono me li tolgo, eventualmente. Ma mi sembra molto rara come eventualità. Deadly Dispute subito fa. Mossa aggressiva di Magic, devo dire. Non penso che voglio fare qualcosa al mantenimento qua. Ogra della magia. Non è aggressiva. E fa altre cose, può risuscitare il gatto. Ferrari scomba, posso dire Ferrari scombas. Expressive Iteration, easy, dai. Facile, facile. Ok, questa terra la vogliamo. Amico mio, sbrigati però, cazzo. Pillar of Flame molto forte. Mano, anzi, mano. Mazzo, esilio. Ti invento, steampunk. Quanto siamo con sta schifa? Due, quindi siamo ancora molto lontani. Ci manca creatura e terra, principalmente. Terra la mettiamo nel cesso. Anche se è forte da pescare, però sì, la mettiamo nel cesso. Ci avviciniamo drasticamente. Ancora un attacco perché sennò se risuscita il Gattite me l'ammazza. Passo ovviamente. Questo è un food, no? Si poteva. Perfetto. Turnetto di Prada, hai visto? Prada è diventato potente. Ha tolto tipo 6-7 colori dal mazzo. Non è vero. Gioca pure in rosso senza un motivo. Gattite. Va bene. Muore la Dragon's Rage Channeler. Va bene. Forte mossa. Addirittura sacrifica, scomba, gli costa 2 in meno. Mazzo vero di Prada! Di adorare le fenici qua. Deadly Dispute continua a scombare. Guarda come gli gira benissimo! Gli gira benissimo. So di gli gira benissimo. Mi sta girando benissimo. La sinergia fa tac. Voglio sentire pure il commento a caldo subito dopo. Importante, importantissimo. Allora. Beh, cercherei ste cazzo di fenici, no? Opt. No. Consider. Ottima fenice della magia. Cesso. Esco. Vedete sluting. Vediamo se di trovare la fenice qua. Sarebbe fondamentale pescarne una qui. Anzi, scartiamo 1-2. 1-2. Terra stappata. Vediamo se riusciamo a sculare qua. Un'altra fenice dalla cima. No. Va bene. Arriviamo. Ura! Uro! Feniciozzolo! Vai! Occhialace. Vado a dormire, ma che fa? Rimanga, Christos. Si guardi sta partita. Tanto che cazzo deve fare domani? Domani c'è bel tempo. Minchia, go blank. Maledetto Prada. Marado. Però mi ha fatto prima go blank senza spaccarmi la fenice. Buono. Go blank è molto forte, cazzo. Ma si gioca go blank di main. Lo fa apposta per me. Go blank di main. Perché sa che gioco fenici. Ma sei pessimo. Orrido Prada, pessimo, orrido veramente. Mettiamo musica un pochino più rilassante, per favore. Mettiamo un po' di... Wow, un po' di lo-fi, roba un po' più serena. Mi ha ammazzato pure la fenice, me l'ha esiliata il bastardo. So dire che siamo messi malissimo, posso dirlo, e stiamo per perdere contro Prada. Cioè, esiliato tutto il cimitero, Madonna santa. Goldspan Dragon! Nerfato! Perché gioca quello nerfato? Perché gioca quello di Alchemy? Ah certo, perché siamo in storic, giusto? Giusto, giusto.
Giusto, 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 giusto. Sì, giusto, giusto. Sì, giusto, giusto. Abbiamo istantanea e basta nel cesso. Squirtle. Gli sta girando da Dio. Sì, gli sta girando da Dio. Ci sta battendo pure. Village Rights. Allora. Allora. Possiamo perdere incredibilmente contro il cazzo di Prada, orrido. Quindi facciamo Faithless Looting. Pesco 1, pesco 2. Beh, non è male. Istantaneo. Terra. Stregoneria. Creatura. Quindi scarto questo e Delver. Express Federation. Mano. Mazzo. Esilio. Che bello sto mazzo che si riprende dalle ceneri. Veramente come l'ottima fenice. Tacco. Ciao. Bello il Ghost Man Dragon così. Molto bello il Ghost Man Dragon senza token. Che schifo. Che schifo senza token. Va bene, Shambling Gusto. Io metto quello giusto. Attenzione il comeback della magia. Attenzione. Penso che se lo battiamo 2-0 dopo Go Blank, penso che tipo non lo vediamo mai più a Prada. Non lo vediamo mai più. Si ritira tipo per deliberare. Si ritira in qualche convento di clausura, in qualche luogo tipo remoto, non lo so, qualche montagna tibetana. Non lo vediamo mai più. Non lo vediamo mai più per la vergogna, te lo dico. Te lo giuro, non lo vediamo esattamente mai più. Secondo me è Faithless. Ciao Faithless. È bello scartare Fenice, è fortissimo scartare Fenice. Scarto Fenice Terra. Sono due carte gratis che mi pesco. Sì, facciamo Faithless, vai. Che schifo. Terra terra. Non niente Fenice rapido. Insomma, mi schianta Ox. Se mi esplode Ox me lo posso rigiocare, tra l'altro, il che è bene. È una cosa molto forte rigiocarmelo. Mi sono pentito, era meglio tenere terra. Ci ho pensato dopo questa cosa. Ci ho pensato dopo. Qua era meglio. Vediamo se me lo scanna. Crea il tesoro senza un motivo. E allora faccio così. Più Delver e ciao. Ma basta avere queste cose. Ma perché non mi ha ammazzato Ox? Per non farmi pescare, ci poteva stare. Delver e tocca a te, vai. Però poi implode Ox, no? Forte sto mazzo senza gatto forno comunque. Senza forno è bello questo. Tre gatti. Pessimo. Tre gatti e un forno. Il classico mazzo di Prada. Tre gatti e un forno. Più di uno non gli piace, ha detto. Gioca solo gatto senza forno. Esatto. Squirtle. Vediamo se flippa questo. Siamo felici. Finiciozzo in mano è potente. Gilded Goose da potere stretta. Può rimettere il gatto. Capito? Il gatto se lo rianima con le oche. Basta. Attenzione, attenzione, le combo. Le combo della magia. Siamo a bassi di vite però, stiamo attenti che siamo parenti di morti. Non so che cazzo c'ha in mano il malefico. Comunque close sta partita, senza un motivo. Perché è close questa partita? No, Massacre, non ci credo. Ma si è sparato... No, da uno. Ma perché? Ma che cazzo ha fatto? Da uno. Per ammazzarmi Delver, seriously. E penso che qui abbia senso. Non so se ha senso attaccare con entrambi. Con tre mana sacrifica un artefatto o una creatura e guadagna una vita. E matta. Ma non so se attaccare con tutte e due oppure attaccare solo con Fenice. Penso con tutte e due. Dobbiamo andare a chiudere qua. Certo, sto coso è fastidiosissimo. Ovviamente. Vediamo come para. Se li piglia e se li ripiglia. Va bene. Ci poteva stare pure rimanere open, però non lo so. Combattuto perché Fenice è un mazzo pessimo. No, perché mi ha fatto con Blank e combattuto, se no non potevo perdere mai. Ti giuro non potevo perdere esattamente mai. 8 danni non penso ce la fa a farli. Però forse era giusto rimanere open con sto schifo, non lo so. Ora vediamo. Ravazer, il nuovo Ravazer. Il nuovo Ravazer. Devo sacrificare questo, mettere il gatto di merda, mi fa 4 danni, malissimo. Forse ci stava veramente rimanere open di Ox. Però boh, persa breve. Siamo a 3! Il nulla! Vabbè, qua attacco solo di Fenice. Channeler pass. Vediamo se siamo morti, potrebbe darsi. Ghost Fan Dragon, posso pararlo però. Posso pararlo. Ci posso credere. Vabbè dai. Insomma, adesso ha più senso rispetto a quello dell'altra volta. L'altra volta era terribile. Attacca solo con quello. Dobbiamo parare. Mi guadagna vite. Versetta 6. Difficilissimo vincere qua. Dobbiamo top deckare. Ma ha rato sto Goblank. Minchia, Goblank di main mi ha distrutto. Vabbè, che ci posso fare? Sperare semplicemente che sbagli qualcosa, tipo. Sperare che sbagli qualche cosa.
Tacco con questo. Con questo non ha senso perché me lo para col gatto. Tacco solo con Fenice. Se siamo ben morti. Vediamo se para. Devo ammazzargli solo una creatura. Due creature mass. Eh no, ma basta il danno di gatto, sono morto. Vedi? Sono morto. Sono morto sicuro. Sono morto 100%. Passo. Vediamo che fa. Loga è morta. Tipo sono a due. Non posso vincere. Posso pure sacrifico un artefatto, una creatura. Può sacrificare, ma ammazza. Forse gli devo sparare questo, ma non cambiamo un cazzo. Ammucchiamo. Abbiamo perso da Gublank. No, abbiamo perso da Massacre poi, perché sto Massacre ci ha fatto un botto di danni, ci ha rotto i coglioni infinito. Il Massacro ci ha rotto il cazzo da morire. Vabbè, 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 è andata così. Allora, mettiamo Anger of the God, Kraglin Drake, Gate no, Edergast, Tom. Da fare su sto schifo non è male. Anche su Golspan Dragon non è male. Ma sì, dai, è una copia sola. Brazen Borrower pure, minchia, gli rimbalzo ste cose, non è male. Mettiamo Brazen Borrower. Rimla Mancer anche no. A Braid non ce ne frega un cazzo tendenzialmente. Langer l'abbiamo messo. Togliamo Delver, non mi piace. Pacchetto Fenicio ci piace. Azers secondo me non è male. Grove the God molto buono. Finale pure forte. Pari vari sono sicuramente molto buoni. Fading Hop. Togliamo i finali. Probabilmente non funzionano bene contro il malefico. Brazzers invece mi piace abbastanza. Possiamo rimbalzare quelle porcherie quando diventano grusse. O col Span Dragon tipo. No, Edergast, dai. Non è granché. Vai così. Negate. Negate per cosa? Sì, abbiamo perso da Goblank indubbiamente, perché i finali vincevano da soli. Rianimavamo mille volte le Fenici, eccetera. Giocatore Ferrari Prada. Giocatore pazzesco. Sì, ma muoviti, porca miseria, cazzo. Dove cazzo sei? Muoviti. 60 anni per decidere, dai. Capace che sei bloccato, che c'ha il... sta giocando dalla moca. Sto cazzo di macinino orrido. Il computer di Prada è infattibile proprio. Dai però, cazzo, muoviti. 3 ore, maledetto. Pessimo Prada. Perde di fine tempo, sicuro, 16 minuti. Un mana blu-nero. Che c'hai? Fatal Push. Shambling Gust. Ah, devo mettere stop al mantenimento, vabbè. Non è male. Però facciamo cimitero. Al momento non mi serve. Questa va nel cimitero. Altra darsi. Forte altra darsi. Prendiamo questa e passiamo qua. Vai. Tocca a lei. Stop al mantenimento 100%. Gatto. Lol. Blu-nero intanto il mazzo di Prada. Sto giro. Un ottimo blu-nero della magia. Ottimo. Veramente ottimo. Che fare tre spell qua lo aro veramente. Terra deve andare nel cimitero adesso. Attacca senza un motivo. Dopodomani. Dopodomani blocco. Giuro che dopodomani blocco. Poi. Dai che puoi ammugghiare sta partita. Ti giuro puoi ammugghiare sempre. Muoviti cazzo. Anche se go black rompe i coglioni. Ok, me ne ammazzi una. Ne ammazza una. Pazienza. È andata così. Peccato. Sarebbe stato meglio di no. Sarebbe stato meglio di no. Comunque sto mazzo è tipo fatto apposta per battere questo. C'ha questi che ammazzano Darcy. Cioè, pazzesco. Fatto apposta. Pessimo, Prada. Ah, ma ha fatto tesoro perché si droga. Ha fatto tesoro. Ha fatto tesoro, ragazzi. Che vuole il mana verde, evidentemente. Va bene, è pagato, abbiamo capito. Opt. Brutto brutto questo metto tesoro invece che spararmi un pezzo. Mamma mia. Seconda finisce nel cimitero. Kraglin Drake nel cimitero. Vediamo che pesco qua. O voglio fare questo. La terra. Peschiamocela. È importante. Anolith qua sopra. Madonna Toarado. Yeah. Che palle. Purtroppo non sono riuscito a trasformare Dragon's Rage Channeler. Forse sì, ci riesco, però ancora è da vedere. Vediamo se esce terra. Cazzi. Scopt. Peccato, niente terre, vai. Vuoi esiliarmi in cimitero il prossimo turno? È tardi però, mi pare. Tra l'altro Opt è ottimo per scarcelo, perché rifacciamo di nuovo un miliardo di cimitero. Ed è una spell per Fenice eventualmente. Appunto, peccato sia tardi. Un buon turno 3. Le terre sono lente, giusto? Sì, così pare. C'è un comando vocale apposito, dottore. Che cazzo mi chiede, scusi. Punto esclamativo, lanterne. Subito, facci. Punto esclamativo, lanterne. Guardi, glielo metto pure al massimo, così capisce. Le lanterne sono troppo lente. Così capisce bene. Glielo metto al massimo, così capisce bene. Esclamativo, lanterne. Precipitation. Via.
Dai, dammi sta cazzo di terra, mi hai rotto le palle. Questa me la pesco. Mano, mazzo, esilio. Boom. Boom. Che non esce la terra, oh. Non esce sta cazzo di terra, maledetta. Scarto 1. Carto fenice, scarto opt. Rosso, per l'esploding, non ci credo, non esce una terra qua. Ti giuro, non ci credo mai che non esce una terra qui. Troia. Oh, via dal cazzo, subito. Ciaone, 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 ciaone. Vai. Comunque è troppo figo, finisci. Veramente un mazzo bellissimo. Super bello, mi piace un sacco da giocare. Uno pari, uno pari, uno pari. Adesso parte lui. E lui on the play. Ma no, non è Chelsea, però vabbè, teniamo. Dobbiamo darsi. Black turno 0. Turno 0 se lo può tenere. Dai, gioia, muoviti. Mannaggia la tua lentezza assoluta. Quanto cazzo è lento. Babini. Devo fare subito consider, ma... Tacchi non è un buon segno. È un buon passo. Ti vedo in color screw, ti vedo. Strano, giochi 10 colori. Molto strano che tu sia in color screw. Molto strano. Vediamo se turno dopo riesco a rianimare una fenice. Sarebbe veramente il top. Quindi io il consider lo voglio fare nel mio turno. Voglio fare consider nel mio turno. Troviamo un peschino. Se troviamo Fatal Looting, champagne. Gli rianimiamo due fenici turno 3. Lo mandiamo sulla luna. Consider Fatal Looting. Anali hit, doppia fenice in bocca e se ne va a ballare. Infatti di Ferrari è veramente poco. Una Ferrari senza motore. Sapete quelle mod orride? Tipo la gente che tipo si fa la Ferrari. Tipo si compra una Ferrari però è finta. Tipo solo la scocca è la Ferrari. Tipo tutto quello. Tipo il motore è Fiat. Tipo il motore è niente. Il motore è nulla. Le macchine fake, ce l'avete presente quella roba? Zallissima, tamarrissima. Proprio. Piglio. No, noi siamo abili. Darsi. Darsi è forte. Non riusciamo ad animare Fenice, purtroppo. Non abbiamo spell. Vai, caro. Motore un forno, singolo. Massacre da uno. Vediamo se lo fa. Classico Massacre da uno del signor Prada. Del dottor Prada. Go blank. Ma io qua non credo di volerlo fare, tipo, in alcun modo. No, non mi interessa. Voglio sparargli la lontra di merda. Sì, ce l'ha. La lontra di merda. Vediamo che propone il Prada. Mamma mia, close. Sta partita, close. Purtroppo non l'abbiamo potuto mandare a casa 2-0 subito. Niente. Stiamo a giocare fino alla fine. Potrebbe addirittura vincere. Potrebbe esserci un colpo di scena improvviso. Go blank. Hai rotto il cazzo sto go blank. Te lo giuro, hai rotto il cazzo. Risolve. Carto quasi certamente Anolit e terra. A posto così. Va bene, ci saluta tutto il cesso. Se voglio un altro mana rosso o un altro mana blu. Io ho una mano molto rossa. Cracco Drake. Il signor Cracco Drake. Vada. Un buon Cracco Drake. Ho fatto bene a togliere Anolit. Terra era importante per fare il drago. Il problema è che lui adesso avrà Goldspan Dragon e caga il cazzo infinito. Non stop al mantenimento. Stop al televoto. Scrivete qualcosa. Scrivete qualcosa. Sapevo. Lo Scusate, ma dovevo. sapevo che faceva Goldspan. Lo sapevo 100%. Matematico, lo sapevo. Prendo. Rasen Borrower è forte, me la voglio pescare tutta la vita. Dio caro. Quasi 12 yak. Mano, mazzo, esilio. Allora facciamo una giocata molto YOLO. Però non è male. Buonissimo questo nel cesso. Cerchiamo un'altra fenice. Non ci è. Uno. Carto fenicio. Scarto, 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 scartare Ox. Però se mi fa go blank, male. Double fenicio della magia. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Questa non si è buffata però. Se scartavo creatura si buffava a darsi, forse era meglio
Sbagliato forse, mi sono sbagliato, cazzo. Sì, devo scartare Ox, giusto. Per buffare questa. Giusto. Minchia la stanchezza, cazzo. Sono troppo stanco e devo andare al cesso. No, forse questo devo scartare. Ox lo voglio tenere perché se mi fa go blank. No, questo ci sta però. Questo lo devo scartare sempre. Che palle sto cazzo di massacre. Da due. Va bene. Vabbè. Due pizze. Vado a pochi 9. Scusate, ma dovevo. Si spara a 2 danni. E ci avrà una soluzione per il drago, sicuramente. Il mazzo di Prada dove lo trova? Nella sua collezione. Casa, via, casa, vai a dormire. Buonanotte, buonanotte, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, buonanotte a Prada. Buonanotte a tutti, addio, esplodi, ciao. Addio, esplodi, ciao. Addio. Primo Marboni. Io caro. Lo scoiattolo è il nuovo Ravazer. Le lanterne sono troppo lente. È un mazzo rivoluzionario.